5 anni sì, il punto di partenza, di ripartenza sia il secondo tempo che avete fatto con il Napoli. Ti chiedo come hai visto la squadra in queste, queste due settimane, insomma in questi giorni che c'è stata la sosta, anche alla luce delle, dei, dei nazionali, insomma c'è stato un po' di... non so come è stato il lavoro in queste due settimane. La squadra sta bene, è stato un lavoro complicato in quanto fino a ieri ci siamo allenati con pochi giocatori, chiaramente per problemi di nazionali, quindi sono rientrati e il primo allenamento fatto con la rosa al completo è stato effettuato ieri, per cui con tutto quello che ne consegue la preparazione della partita è stata velocizzata in due giorni, e però questo è un problema che affligge a tutte le squadre che hanno nazionali in campo, insomma, però sinceramente in questi due giorni ho avuto risposte positive. Su quello che è il discorso della partita con il Napoli, è chiaro che e noi abbiamo bisogno di fare punti e per fare punti c'è la necessità di mettere dentro quanto di determinato si è messo contro il Napoli. Ciao, buongiorno. Mi rendo conto che non sia semplice, no, fare un'analisi di questi 15 giorni, avendo avuto tante assenze per nazionale, qualcuno per infortunio, però ti chiedo se questa pausa, questa sosta in qualche modo ha fatto mentalmente bene alla squadra, oppure visto come avevamo chiuso la sfida contro il Napoli, forse potrebbe essere meglio tornare in campo subito. Non lo so. È chiaro che quando c'è la sosta sono tanti discorsi, c'è bisogno di recuperare energie fisiche, c'è bisogno di riguadagnare quello che è un aspetto mentale, per cui dipende dai punti di vista. Noi siamo nella condizione di non farsi condizionare da questi aspetti, siamo nella condizione di dover fare, obbligati a fare punti anche contro squadre completamente più forti di noi, e dentro c'è bisogno di mettere quanto necessita una gara come quella di domani sera contro la Roma. 15 giorni possono aver fatto qualcosa di positivo o possono aver fatto qualcosa di negativo, sarà il campo a farmi vedere quello che sono poi state le reazioni in base appunto a questi 15 giorni. E poi ti chiedo, per quello che mi puoi dire riguardo alla gara di domani, sulla difesa, ti mancherà Costa che è squalificato, quindi un cambio dovrei farlo, se è Barba in questo momento per te l'uomo indicato ad andare a sostituire Andrea, e se, viste anche le condizioni non ottimali di Belucci, che ha avuto dei problemi alla schiena, pensi possa essere magari il momento di provare a cambiare tutte e due centrali, e così chiudo la domanda, se anche Di Marco possa avere una gara come quella di domani sera a Roma una chance importante, visto che quando è chiamato in causa ha sempre fatto bene. Sì, quella di Costa chiaramente è un cambio scontato in quanto lui è squalificato, e quindi Federico è quello lì per caratteristiche anche tecniche che si avvicina di più, essendo un mancino, avendo la possibilità di sostituire un centrale mancino, è chiaro che corrisponde a quel tipo di giocatore. Sull'altra situazione di Beppe sta bene, anche se si è allenato pochino perché è subentrato questo problema di schiena mercoledì, ha saltato due giorni allenamento, però stamattina l'ho visto bene. Sull'eventualità di mettere dentro Di Marco, sinceramente Pasqual mi dà grandi garanzie, grandi risposte, quindi al momento Pasqual è il titolare. Sulla carta è una partita impossibile, come proverete a mettere in difficoltà la Roma? Con quello che ho detto prima, mettendo dentro grande determinazione e anche qualcosina di più, che non è solo quella che è una reazione posta a quella che deve essere un ordine tattico, perché noi contro il Napoli è vero che voi chiaramente condizionati dai due gol avete visto una reazione spropositata, però noi si è fatto molto meglio il primo tempo con la partita con il Napoli, decisamente meglio il primo tempo, e stranamente si è preso tre gol. Il secondo tempo siamo entrati in campo con una carica nervosa impressionante, se si riusciva a metterla dentro anche a quello che è stato l'ordine del primo tempo, forse il risultato poteva essere diverso. Comunque con i sei e con i ma non si va da nessuna parte, noi siamo nella condizione di catalogare la Roma come il Palermo, la Roma come l'Atalanta, la Roma come qualsiasi altra squadra. Sono 9 partite e noi con queste 9 partite bisogna fare più punti possibili, giocando bene o non giocando bene non me ne frega nulla, sinceramente noi siamo arrivati al punto che e qui si decide il campionato, e bisogna ottenere tutto tramite
a conoscenza, tramite una consapevolezza che noi si può giocare, si può fare risultato contro tutti e si può perdere contro tutti, come sta dicendo ora il campionato. Vicino al rientro di Cavamme Cevizze, le chiedo se potrebbe essere possibile vederlo per una piccola frazione già domani sera o se non è ancora pronto? No, lui si è allenato ieri in pianta stabile con la squadra, facendo poco con la squadra perché gli ultimi due giorni sono in funzione della preparazione tattica della partita degli avversari e quindi sotto l'aspetto di intensità ha avuto poca possibilità di farmi vedere in che condizione è, però il fatto che sia convocato, il fatto che ce l'ho in panchina è già questo risultato positivo e poi si vedrà la partita se sarà il caso di utilizzarlo o meno, sono comunque a disposizione. Prima del Napoli, in effetti, se si pensa alla partita al Napoli, all'inizio eravate partiti meglio di loro. Quanto stanno incidendo gli errori in difesa, soprattutto gli errori singoli, perché questa squadra ha sempre fatto bene in difesa e si è sempre mossa di riparto, però da qualche partita sembra che stia commettendo errori individuali dietro che non si erano mai visti. Non so se ti sei chiesto perché, se è vero. No, è chiaro Levit. È evidenziato da quella che sono i gol, come si prendono, perché come comportamento di reparto la squadra risponde benissimo. È chiaro che dentro ci sono errori individuali che commettono tutte le squadre e che se non ci fossero errori le partite finirebbero tutte 0-0. La stranezza è che prima magari ne commettevi qualcuno in più e non veniva risaltato in termini di gol preso. Ora purtroppo è un momento che qualsiasi errore tu fai viene finalizzato al meglio per le squadre avversarie. Bisogna cercare di limitare questi errori che nel calcio ci sono, insomma ci sta. Ed è un peccato perché comunque la squadra poi risponde bene per qualche situazione facilmente evitabile perde le partite, perso la partita insomma. Dove... Hai parlato di tensione nervosa prima, correggimi se sbaglio, quella che ha fatto un po' la differenza tra il primo tempo e il secondo tempo con la gara con il Napoli, cioè, se è così questa è un'altra, no? Tra virgolette, lezione che la squadra ha imparato e quindi quella tensione nervosa deve essere messa in campo fin dal primo minuto domani contro la Roma. L'hai vista in settimana questa settimana, in questi due giorni fondamentalmente? Questa è una squadra che si è sempre allenata alla stessa maniera, non ha mai fatto vedere momenti di nervosismo o momenti di calo, è sempre stata lineare in questo senso e quindi andare a vedere durante la settimana qualcosa di differente non c'è stato, anche se poi la consapevolezza che dentro il secondo tempo si è messo questa grande carica nervosa è evidente in loro. Sono passati 10 giorni e spero non sia sfumata questa idea, gliel'ho rimarcata, vediamo se sarà se renderanno e avranno preso questo aspetto positivo. Poi tu le partite le puoi perdere le puoi perdere lo stesso, però ci deve essere quella cosa che a me piace, la cosa che piace anche a loro, perché poi la sofferenza e il sacrificio viene premiato e questa è una squadra che quando poi riesce a mettere, abbinare questa roba qui si fa tosta per tutti. È chiaro, tenerla per tanto tempo, tenerla per un minutaggio lungo è impensabile, perché questa roba qui vedo che manca anche nelle altre squadre, perché alla stessa maniera si può fare il discorso inverso con il Napoli. Senti, Tiam, ci ha lasciato un po' perplesso in quelle frazioni di gioco che abbiamo visto prima della gara con Napoli, ci ha sorpreso vederlo in campo titolare con Napoli, ci ha piacevolmente sorpreso la prestazione che poi ha fatto, perché è stata veramente molto positiva. Si può ripartire anche da lui? Voi siete abituati ad avere tutto e subito, purtroppo non è così. Sei un ragazzo che viene da un contesto differente, è arrivato qui, ha trovato un gruppo di nuovi compagni, un modo di fare calcio differente da altre parti, un ragazzo giovane, è chiaro che ci vuole tempo. E lui è stato molto bravo, perché poi, al di là che l'abbia scelto meno in corso d'opera, ad allenarsi e ad apprendere quella che è un'idea comune a tutti. Quando si è realizzata con l'ingresso di Verona, dove lui mi ha fatto vedere qualcosina in più, l'aveva percepita, gli si è data la possibilità e l'ha sfruttata al meglio, anche se
Nel primo tempo mi aspettavo qualcosina in più, però è un giocatore che fa comodo, insomma, averlo. Senti, a Roma si sta già un pochino pensando al derby con la Lazio, sperate magari che i giallorossi possano un po' sottovalutare la partita di domani sera? Questa è una domanda che andrebbe fatta a loro. Io, insomma, è chiaro che conoscendo l'allenatore difficilmente può fare un errore di questa portata. È chiaro, anche loro hanno passato una settimana differente, vedi i tanti nazionali che hanno e vedi anche l'eventualità di fare questo ritorno di Coppa con la Lazio, però ci passano 4 giorni, una squadra che è abituata a lavorare, a giocare ogni 3 giorni, ogni 3-4 giorni, per cui non credo che possano commettere un errore di questa portata, non, me lo auguro, però sinceramente non credo che sia questo, insomma noi bisogna durare fatica per cercare di uscire indenni dall'Olimpio. Ti mancherà più se, ti chiedo se come sta Buchel e se la sua moglie, immagino che ce l'abbia tanta, può essere un'arma, se sta bene, se pensi a lui. Buchel è rientrato con questo affaticamento muscolare dalla nazionale, si è allenato 2 giorni dopo dal suo arrivo e credevo stesse peggio, invece un po' l'allenamento, un po' me l'ha confermato lui che sta bene. Vediamo domani se è il caso di inserire lui oppure Osè, che tra l'altro sta bene anche lui.